Allora, vediamo di risolvere un problema. Ho creato il mio blog, il professore ha il suo blog, gli altri team della classe hanno i loro blog. E io voglio che nel mio blog compaiano in automatico tutti i nuovi articoli pubblicati dal professore e dai compagni del gruppo, in modo tale da restare aggiornato sull'andamento dei lavori. Come fare? Allora, al solito raggiungo la pagina di accesso del mio blog, digito nome utente e password e faccio il login. Nel caso del blog WordPress, raggiungo la pagina blog che seguo, dove cliccherò su My Blogs, visualizzerò l'elenco dei miei blog e cliccherò il pulsante relativo alle modalità di amministrazione del blog, in questo caso blog admin, e aprirò quindi la bacheca con i comandi di amministrazione del mio blog, dove troverò la voce articoli per visualizzare gli articoli pubblicati o aggiungerne di nuovi, la voce media per visualizzare i documenti, immagini, video o altro pubblicati o da pubblicare, i link, le pagine, i commenti, feedback, e finalmente aspetto. Alla voce aspetto trovo i temi per gestire il tema definito per il mio blog, e finalmente widget, che è la voce che mi interessa. Clicco su widget e trovo i widget messi a disposizione da WordPress funzionanti con i blog WordPress. In questo elenco trovo dei widget come calendario, blog che seguo, articoli che mi piacciono, cerca, cloud delle categorie e tanti altri. Quello che mi interessa in questo momento è questo, che si chiama RSS, voci da qualsiasi feed. Clicco sul riquadro e trascino in alto sulla barra laterale. Decido la posizione in cui rilasciarlo e compilo questo piccolo form che si è aperto. In questo campo inserisco l'indirizzo, ad esempio quello del blog della scuola, dei docenti della scuola. Qui inserisco un titolo, ad esempio Campus . Qui indico quanti articoli voglio che siano visualizzati nel mio blog, scelti tra gli ultimi del blog Campus in rete, indicando il segno di spunta su queste tre voci. Scelgo se visualizzare il contenuto delle voci, una sintesi dell'articolo, cioè se visualizzare l'autore delle voci e se visualizzare la data delle voci. A questo punto non devo fare altro che salvare, aspettare che il contenuto venga caricato. Una volta che il contenuto è caricato, non devo fare altro che chiudere e andare a visualizzare il contenuto del mio blog. Ovviamente devo ricaricare la pagina perché ho inserito nuovi contenuti, e vado a vedere, scorrendo, se compaiono le notizie relative al campus. Ecco.